Gabriella, sono di Parallelo Palestina. No al colonialismo perché ovviamente se vogliamo che ci sia una civiltà bisogna eliminare lo sfruttamento. E colonialismo è la parola che spiega tutti gli sfruttamenti, in qualsiasi dimensione, in qualsiasi realtà. E quelli che ancora sono sopravvissuti agli anni 50 in cui c'è stata la decolonizzazione sono quelli nascosti, finanziari, economici, ma ci sono anche quelli palesi, come quello palestinese, che non si è mai fermato dal 48. Siamo un'organizzazione giovanile comunista, siamo qua per sostenere la resistenza palestinese contro il regime d'apartheid sionista, contro l'occupazione israeliana dei territori palestinesi, contro l'oppressione di un popolo. Siamo qua per sostenere la lotta dei popoli, lotta per l'autodeterminazione, lotta per la libertà. Mi chiamo Tamimi Kader, palestinese. Quello che avevo detto sul palco prima, che noi siamo qua per chiedere al mondo di trovare la via di uscita di questa crisi da 75 anni, perché più che va avanti e più purtroppo ci saranno proprio sporgi di sangue da entrambe le parti e da tutte le persone. Allora non si può assolutamente continuare proprio eternamente a lasciare perdere proprio questa crisi, questa situazione, perché noi palestinesi abbiamo il diritto, come tutti i popoli nel mondo, di avere la nostra patria e la nostra casa come sempre l'abbiamo avuti. A venire qualcuno da fuori prendere casa nostra non va bene, però diciamo va bene, ormai vi siete, possiamo convivere tutti quanti insieme in pace.